Bentornati nel mio canale, ragazzi. Oggi voglio condividere con voi questo lavoretto. È un posticino dove andiamo a prendere un tè, un caffè, facciamo una grigliata, ma è troppo claustrofobico, veramente, molto chiuso, troppa roba. Adesso voglio veramente sistemarlo. Tra l'altro c'è questa pianta del gelsomino che è una pianta rampicante, ovviamente, e travolge ogni cosa che trova davanti a sé. Adesso veramente voglio sistemarla bene per non romperla e per non proprio rovinare la sua crescita, perché adesso siamo a giugno e lei sta lavorando bene. Cercherò di non romperla, di tenere le sue ramocelle sane, così le vado ad attaccare all'altra parete. Questo lavoretto mi preme tanto e tutte le volte dico adesso trovo il tempo di farlo, ma adesso è arrivato il momento veramente di farlo, ecco. State con me fino alla fine per vedere tutte le cose che facciamo insieme, ecco. Ecco ragazze, avete visto, è un lavoraccio, ma ci vuole tanta pazienza, tanto coraggio, piano piano si fa tutto, ecco, questo è l'importante. Adesso lo vado a staccare piano piano, poi vado a toglierle questi pezzi di legno e le rimetto l'altra parete che è un pochino fatta bene. Tra l'altro l'ho vista tutta rovinata, anche lei deve essere anche sistemata, poi dopo col tempo lo vado anche a verniciare. Adesso ho visto tutta aperta, lo vado proprio a sistemarla un po'. Metto dentro tutti i chiodi che sono fuori e poi quando ho un po' anche di tempo lo vado anche a verniciare. Adesso le sistemo bene, poi lo vado ad attaccare anche lei con le vite, perché sennò il vento me le butta via. E piano piano adesso l'ho sistemata anche negli angoli con delle chiodine. Ragazzi, bisogna anche recuperare le cose, riciclare, perché sapete che queste cose fanno parte della mia cultura, quindi io mi piace molto recuperare le cose. Come avete visto nel mio canale, sono tutte cose da recupero, ecco. Si può fare tante belle cose da cose recuperate. Non è necessario che tutte le volte manca qualcosa andiamo a comprarla. Facciamo un giro prima a casa per vedere le cose come sono, poi dopo ovviamente le cose, se mancano, le andiamo a comprare, ecco. Thank you.
Ecco ragazzi, fin qua io ho finito il video, spero che sarà utile per qualcuno e che siete stati in buona compagnia e se volete lasciarmi un like, condividete il video con vostri parenti, vostri amici, mi fa un grandissimo piacere e come al solito vi lascio anche a me un grandissimo abbraccio a tutti voi. Ciao ragazzi!